chiaro che i distinguo ci sono e un giornalista rispetto a un altro fa la differenza, questo è evidente, però se l'Italia è al 77° posto nella libertà di stampa nel mondo, non è certamente colpa dei social, ma è colpa dei media tradizionali. Allora quella di Beppe Grillo è una provocazione che dice chiaramente, visto che Pitruzzella, il presidente dell'antitrust, dice che serve un comitato di giornalisti che analizzi le informazioni e dica che siano vere o false, gli stessi giornalisti che ad oggi ci hanno portato al 77° posto di libertà di stampa, forse è il caso che questa giuria sia fatta dai cittadini, così magari le testate giornalistiche come La Stampa, che ogni giorno scopre un falso scoop sul Movimento 5 Stelle, la smetterebbe di diffondere bufale come quella di Titti Di Maio, che era poi la moglie di Brunetta e che doveva essere invece un nostro agente che muoveva la rete per favorirci, cioè balle su di noi, sulla Raggi, ne girano ogni giorno e noi vogliamo semplicemente una vera stampa libera.